su www.ilcontratto.la7.it, dove troverete consigli utili per orientarvi nel mondo del lavoro. Adesso mancano pochi istanti e poi sapremo chi dei tre candidati firmerà quel contratto a tempo indeterminato e comincerà a lavorare in CSC. Allora, innanzitutto però volevo chiedere al dottor Albini un po' un riscontro, sono stati appunto i colloqui di prima. Sì, un riscontro sui colloqui un po' sulla settimana di stage. In due parole, partiamo da Fabrizio. Fabrizio lo definirei una persona analitica e determinata. Un unico suggerimento, sii più venditore di te stesso, hai le capacità, vendile. Francesco è una persona veramente pragmatica e pratica e ha anche un bellissimo carattere, tiralo fuori, non tenerlo nascosto in te. Gianluca è brillante, è preciso, è preparato. Unico suggerimento, cerca di dosare le tue forze, cioè non concentrarti sul capo, non voler troppo essere la classe. Questo è un po' in rapidissimamente. Ragazzi, dopo questo riscontro, secondo voi chi firma il contratto? A freddo, Francesco. È brutto fare... No, ma fallo, di una cosa brutta. Secondo me Gianluca. Fabrizio? Chi ha più inchiostro nella penna? Cosa? Dico, chi ha più inchiostro nella penna firma il contratto. Ah. Chi lo firma? Dai, dillo, sbilanciati. Mi devo sbilanciare? Sì. Vorrei firmarlo io. Gianluca? Io mi sbilancio e dico uno tra Francesco e Fabrizio. E chi è l'uno tra Francesco e Francesco? Uno dei due. Vabbè, non ti sei sbilanciato, su. Va bene. No, ho detto me. Ok. Più sbilanciato di così. Va bene. Adesso diamo la parola al dottor Albini che ci dica chi firmerà questo contratto. La scelta non è stata facile. Abbiamo avuto un lungo percorso per arrivare a questi tre ragazzi. Siamo partiti da 200 CV per arrivare a voi tre. Abbiamo avuto una settimana di test reciproco, noi su voi e voi sul lavoro, che è molto importante. Quindi un po' vi conosciamo. Altro fattore importante però è la posizione aperta per la quale stiamo cercando. È importante che le vostre qualità attuali, essendo voi tre ragazzi di grande potenziale, matchino, scusate questo termine pseudo-inglese, con le caratteristiche richieste. Ecco, in luce di tutto questo, per dirla un po' come il nostro tutor, la persona col quale firmeremo un contratto e che diamo il benvenuto fra di noi è Fabrizio. Grazie. Grande tipo per Fabrizio. Giuro che non sono parente, quindi anche bene la famiglia numerosa. Eccolo. Scrive, sì? Sì, sì. Sedere i nostri tre ragazzi. Scusate, un'interruzione, ma il dottor Albini mi diceva che voleva aggiungere qualcosa di importante. Dottor Albini voleva aggiungere qualcosa, prego. Sì, volevo aggiungere questo. La scelta non è stata facile, perché sono tre persone valide, sono tre ragazzi di qualità con un alto potenziale. Pertanto, in questo momento abbiamo una posizione sola, abbiamo definito quale persona scegliere. Però sarebbe per noi un grosso onore
come CSC se le altre due persone accettassero un periodo di stage presso di noi. Il nostro periodo di stage, scusate. Per finire. Però volevo finire. Il nostro periodo di stage è un periodo che prevede un congruo rimborso spese, non è uno stage gratuito. Questo è fondamentale, no. Direi, se andare un po' una sola. No, scusate ancora una cosa, perché noi come CSC pensiamo che le cose che hanno valore vanno pagate, va riconosciuto il valore. Quindi comunque Francesco e Gianluca avranno la possibilità, qualora la vogliano, di fare questo stage retribuito presso CSC, con magari la speranza di essere assunti. Dentro l'agenda troverete questa proposta dello stage. E a questo punto, che dire, io ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio CSC, ringrazio i tre candidati. Volevo un commento anche da parte di chi non ha firmato il contratto. Vi interessa la cosa? Sì, ovviamente. Francesco, prendi un bel respiro. Gianluca. Interessa moltissimo, sì, certo. Siete contenti comunque? Sì. Bene, va bene così. Sono veramente contento per Fabrizio. Sei contento per Fabrizio e comunque vi ritroverete insieme, questa è una bella cosa. Io saluto ancora dottor Albini. Scusate, non sono... Non lo riesco più a fermarlo. No, ma lui si è trovato benissimo. Poi lo porto via, sennò ci assume tutti. Il problema che volevo, il tema che volevo aggiungere è che noi negli ultimi 2 anni abbiamo inserito in azienda circa 100 giovani ragazzi, di questi abbiamo assunto più di 60 ragazzi, quindi i nostri stage sono veramente finalizzati a un inserimento a tempo indeterminato. Quindi c'è una buona speranza che poi li assumete questi ragazzi. Questa mi sembra una buona notizia. Con questa buona notizia noi ci salutiamo.